Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ancora una volta. Siamo qua a bordo di una Tiguan 2021, lo potete vedere già dalla strumentazione e anche dal nuovo climatizzatore soft touch bellissimo. E come sapete abbiamo un MIB 3, in questo caso addirittura Discover Pro, bellissimo, che è dotato, o meglio quest'auto è dotata di sistemi di guida già autonomi, però non ha il travel assist. Di base purtroppo non è stato montato. Vediamo poi nel menu dell'ACC che però abbiamo qua previsione del percorso e previsione della velocità consentita. Sono i due menu del Predictive Active Cruise Control, cioè quello che ha la predizione tramite percorso o appunto segnaletica stradale. Purtroppo in Italia, non si sa per quale motivo, la Tiguan ce l'ha bloccati. Infatti quando noi lo andiamo ad attivare e ci muoviamo, in mezzo al cruscotto ci viene un pop-up con scritto che la funzione non è disponibile. Molti di voi lo sanno e adesso molti di voi scopriranno che dopo la nostra attivazione quest'auto senza travel assist e senza PACC adesso guiderà in modo autonomo con travel assist e PACC. Infatti abbiamo già flaggato, vedete, previsione del percorso. Andiamo a provare la previsione del percorso prima di tutto e poi andiamo a verificare anche il travel assist, quindi il famoso lane assist sotto i 60 km/h. Verrà mantenuta la carreggiata anche sotto i 60 km/h. Partiamo. Andiamo a impostare, come vedete, 70 km/h dell'ACC. Vi faccio vedere sia strada che cruscotto nel migliore dei modi. Guardate, lui nel cruscotto ci sta facendo notare che sta vedendo una rotatoria. Quindi da sola, perché io non sto toccando i pedali, fondamentale questo, sta rallentando. Io non sto toccando i pedali, sto solo girando il volante. Sta facendo perfettamente la rotatoria intorno ai 25-30 all'ora, ok? Ora l'auto comincia a riaccelerare. Questa è una strada con parecchie curve, quindi possiamo notare davvero tutto lo sfruttamento del PACC. Guardate, comincia a vedere una S delle curve, l'auto sta rallentando poco, ma sta rallentando. Ci dice curva 50 all'ora. Sentite, cioè vedete che rallenta, noi facciamo la nostra curva. Adesso tra l'altro agganciamo le macchine e quindi comunque la CC si porterà anche alla velocità di crociera mantenendo la distanza. Lo vedete, così in questo momento la funzione è completa, vede la curva e vede la macchina, quindi in qualunque caso rallenta per la macchina, ma avrebbe fatto come in precedenza lo stesso anche per la curva. Riprendiamo la nostra guida senza nessuno davanti. Eccolo qua, ha visto anche questa curva, sta ancora rallentando. La nostra curva è stata fatta perfettamente a una velocità di crociera adeguata. Vi facciamo vedere un percorso, eccolo qua, a 30 all'ora con lane assist attivo. Lo vedete che le righe sono bianche e il volante tiene anche la centratura della carreggiata. Adesso il messaggino che ci indica di guidare lo tocchiamo e lui va avanti a tenere anche questa piccola semicurva, vedete? Ok? Ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, spolliciate e lasciate un sacco di like e commenti qua sotto. Ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti!